varie battaglie che ha dovuto affrontare e si è sempre dimostrata una persona di grandi aperture e curiosità intellettuale. Era molto amata dai giovani militanti carlisti che videro in lei un forte Signore, dammi, dammi. Carissimi amici, famiglia e soprattutto querida tia Agnes. In nome della mia famiglia e mia moglie Anna Maria vorrei ringraziarvi come capo della vostra casa per essere presenti a questa santa messa e alla cerimonia e sepoltura della nostra amata zia, sorella, prozia, amica, compagna di lotta per la causa della giustizia sociale di tutto il mondo. L'anno scorso, il 26 marzo 2020, la senatrice Parma, in modo assolutamente inaspettato, si è conclusa la sua intensa e fruttuosa vita lavorativa. Lei è stata una delle prime vittime colpite del coronavirus. Tutti noi, io, mia moglie, mio fratello e mie sorelle, siamo rimasti inorditi. Scrive anche nel tuo ultimo libro nel promuovere, attraverso degli ordini diversi della Casa Corona di Parma, le persone che vivono in quelli che furono gli antichi educati, le personalità del mondo italiano ed europeo, nella realtà del mondo accademico, scientifico, militare e sindacale, con l'inclusione di una rilevante componente femminile. Ho imparato da te che la nostra famiglia è stata di immensa importanza per l'Europa, ma ho anche imparato. Scendo su di voi e con voi rimarrà solo. E mi diciamo sì.